tenuto un piccolo discorso per avvisare quello che stava succedendo. Ecco, noi siamo tagliati fuori da qualsiasi decisione politica e istituzionale. Facciamo un referendum contro il nucleare, adesso hanno preso, lo chiamano un momento di riflessione di un anno per poterlo seppellire dall'informazione e rispolverare fra un anno e rifare le centrali nucleari, quando sanno che il 99% delle persone sono contrarie. Abbiamo fatto un referendum nell'86, abbiamo detto di no e rivolgono riportarci. Abbiamo fatto un referendum, stiamo facendo per fare un referendum sull'acqua pubblica, lo vogliono spostare a giugno in modo da non raggiungere il quorum, cercare tutto, perché un referendum è informazione, l'informazione è nelle loro mani. Ecco, quindi noi abbiamo fatto i V-Day, abbiamo 350.000 firme di leggi popolari per dire via ai condannati dal Parlamento, due legislature, il voto di preferenza, l'hanno messa in un cassetto da 3 anni, noi non esistiamo più, andate con una webcamera nel vostro comune, vi mandano via, non vogliono essere osservati quando amministrano i vostri soldi. Quindi questo è un movimento che nasce dalla rabbia, dall'incazzamento e dire basta a questa concezione della politica senza i cittadini. I cittadini fanno la politica, i cittadini sono la politica, i cittadini sono le istituzioni. Parlo come un vecchio politico, questo mi dà fastidio perché io ero un comico. Allora, allora, voi siete sotto monopoli, il vostro comune è un SPA, il vostro sindaco gestisce dividendi di un SPA, siete sotto il schiaffo di un SPA che si chiama ERA, che sono 51 società per azioni, dove dentro hanno 51 consigli di amministrazione di destra, di sinistra e di centro, ci mangiano tutti, è il solito giochino, amministrano come monopolio l'acqua e i rifiuti e la vostra tassa dell'acqua e la tassa sui rifiuti aumenta e il comune è socio, quindi il comune guadagna, i cittadini pagano di più le bollette, cos'è? Chi è il comune allora? Il comune, vedi che i cittadini pagano sempre di più, il comune guadagna e i cittadini pagano di più. Che cos'è? Basta, è finita signore, abbiamo una tecnologia che sta rovesciando il mondo, si chiama internet, la tecnologia che sta mettendo a soqquadro il mondo, il Maghreb, tutto dalla Siria allo Yemen, a Gheddafi, a qualsiasi cosa, ormai le informazioni passano. E si fanno dal basso, nessuno di voi può stare lì a guardare e dire metto una X su un simbolo e continuare a fare i guardoni della politica. Alzate il culo, nei vostri faremo dei consigli, faranno dei consigli ogni quartiere, come il quartiere deciderà qual è la mobilità del quartiere, perché chi sa meglio come ci si muove in un quartiere, quelli che ci abitano, vogliamo il marciapiede più largo, vogliamo un posteggio, non lo vogliamo. Saremo noi gli artefici del nostro futuro, siamo noi che facciamo i progetti, non che assistiamo a altra gente che fa progetti insensati e poi noi dobbiamo dire di no. Siamo diventati quelli del no a prescindere. Noi diciamo di no a delle cazzate, diciamo di no all'inceneritore perché è una cazzata, perché i rifiuti possono essere una risorsa, dove lo sono in tutto il mondo, cazzo. Vai a San Francisco, 850.000 persone fanno l'85% di differenziata, senza, non hanno l'inceneritore, non sanno neanche cosa sono. Noi vogliamo un futuro diverso. Questa città, io ci ho abitato 20 anni fa, è cambiata, lo sappiamo tutti che è cambiata, lo vediamo e stiamo lì inerti a pensare che qualcuno invece nostro ce la cambi, non c'è più quel suo qualcuno, in questi qualcuno ce l'avete davanti da 20 anni, hanno ridotto questa roba qui e non hanno un'idea al di fuori del cemento, dell'immobiliarismo, del fare case, contro case che sono chiuse 9 mesi all'anno. Avete attrezzato le spiagge che sono una roba, non avete la depurazione delle acque, continuate ad attrezzare spiagge per non poter fare il bagno. Allora il turismo è un'altra cosa, la mobilità, l'acqua pubblica. Io vado per concetti, poi i progetti specifici per la vostra città ce l'hanno questi ragazzi qua, questi sono ingegneri, sono ragazzi della società civile, persone come voi. Quindi sta a voi continuare a far finta di niente, a me non mi riguarda, e mettere delle X così, non votare, potete fare quello che volete, però avete un'occasione, sono cittadini come voi che si sono mossi e questo è un movimento che nasce in rete, che ha preso 500.000 voti, non ha chiesto soldi a nessuno, abbiamo rifiutato 1.700.000 euro di rimborsi elettorali perché sono soldi dei cittadini italiani, noi li abbiamo lasciati lì, sono soldi rubati ai cittadini.
i due consiglieri regionali dell'Emilia Romagna si sono ridotti lo stipendio dell'80%, hanno fatto una proposta per farlo fare a tutti, in Piemonte ne hanno presi a calcio l'assemblea regionale del Piemonte. Allora noi portiamo avanti un discorso che la politica deve essere al servizio dei cittadini, trasparente. Trasparente significa entrare dentro, portare fuori tutto e progettare attraverso la rete cose sensate che sono già state fatte. Per esempio progettare l'illuminazione a LED come hanno fatto in un quartiere di Padova, quanto è costato, i progetti, dove sono le aziende, possiamo prenderlo e riproporlo per Rimini. Progettare la mobilità che è stata fatta a Treviso, hanno fatto una mappa interattiva, hanno fatto dei servizi con la rete, progettare il wifi libero e gratuito in modo che un cittadino non deve prendere la macchina, girare, andare per il comune a farsi fare un documento, un'autocertificazione. C'è un servizio a Treviso fatto da un consigliere 5 Stelle che mette via Skype, quindi senza spendere nulla per il cittadino, il contatto col cittadino telefonicamente via rete, poi puoi fare tutti i lavori standoti a casa senza muoverti. Avete un traffico insensato come sono tutte le città oggi, insensate, supermercati, periferie, si continua a fare delle periferie, si svuotano i centri per fare le periferie, basta, è una tendenza che deve finire. Allora cemento zero, fine, zero cemento, allora si ripristinano le cose, si ricostruiscono le cose, si ristrutturano le cose che sono nei centri delle città e vanno date per il bene comune. Si comincia a parlare di bene comune, non di speculazioni del privato che entra e il comune gestisce. Il progetto, il financial project, financial project. Allora fanno un inceneritore col financial project. Sapete come funziona il financial project? Come fanno oggi? Il financial project è un'idea di Cirino Pomicino di 18 anni fa. Cirino Pomicino era uno psichiatra in cura con se stesso. Il financial project significa tu fai l'inceneritore privato, lo fai a debito, ti danno le banche, ti prestano i soldi, non tiri fuori una lira, poi noi Stato, noi Comune ti garantiamo per 25 anni 200.000 tonnellate all'anno di immondizia, se ne facciamo meno c'è una penale. Vuoi fare un'autostrada? Bene, noi ti garantiamo un flusso costante per 50 anni, se il flusso diminuisce paga il comune, paghiamo noi, e funziona così, fine del discorso. Oggi quasi tutti i comuni in Italia sono indebitati, non so questo di Rimini, ma... Allora abbiamo tutti, perché cosa fanno? Amministrano soldi comuni, giocano in borsa, non sanno neanche cosa sono, comprano derivati dalla JP Morgan, non sanno neanche cosa fare, prendono i soldi del dividendo delle fondazioni e li rovesciano questi soldi nei progetti per la cittadinanza, che sono gli inceneritori, i progetti della cittadinanza. La cultura, cazzo, la cultura sono gli inceneritori, e fare edifici di cemento. Fine del discorso, abbiamo un sacco di idee, un sacco, ne abbiamo forse troppe. Allora io vi chiedo, mettete un ragazzo, una persona così dentro, se la mettete dentro, darà dei... Mi darà soddisfazione perché porterà fuori quello che c'è dentro. Oggi con queste persone adottano tecnologie di cui noi non siamo abituati, social network, Twitter, Facebook, entri dentro, filmi il tuo consiglio, il consiglio, la commissione urbanistica del tuo comune, lo filmi, lo porti fuori e vedi cosa votano. Oggi c'è questa doppia immagine pubblica che ti dicono contro il nucleare, per l'acqua pubblica, poi vai nelle commissioni e votano esattamente il contrario di quello che dicono. Noi filmiamo tutto, portiamo fuori, noi disinfetteremo il vostro comune, lo disinfetteremo con la verità, portando fuori tutto quello che succede in un comune, che oggi non viene fuori niente. Allora, se abbiamo delle persone così, che sono loro, controllati dagli altri, perché uno, se lui entra diventa sindaco, facciamoci le corna. Se lui entra sindaco non può fare quello che vuole, non può dare un appalto di un posteggio alla cognata di suo suocero, hai capito? Perché gli altri lo metterebbero con la rete, lo sputtano in 24 ore, non puoi rubare o essere disonesto quando la rete ti controlla, perché vieni sputtanato immediatamente, andrebbe via in 24 ore, lo capite che cos'è? Poi il servizio deve essere un servizio...